Siamo con mister Lupo, mister, ci ha intercettato qua a Pian di Poma al termine della partita con gli allievi, degli allievi. Dimmi un po' questo momento dopo la vittoria di ieri per 3-0, penso che sia un momento grandioso, dai. Sì, stiamo andando bene, è chiaro che bisogna tenere i piedi per terra perché conosco bene questo giochino da tanti anni, quando si fa le cose così fatte bene bisogna tenere un equilibrio perché se no rischi di cadere in situazioni non idonee a quello che potrebbe essere la nostra forza in questo momento. Quindi c'è solo da andare a pensare a fare questa partita mercoledì perché abbiamo un tour de force. È chiaro che però non posso nascondere la soddisfazione del momento. Una grande soddisfazione anche dettata dal fatto che i tifosi stanno dimostrando alla squadra e te anche in particolare il loro affetto. L'hai detto anche ieri, penso che sia veramente un affetto particolare che nella piazza di Sanremo si era vista forse solo con Calabria. È una cosa bella perché ho detto ieri ai tuoi colleghi che si fa questo anche per questi tipi di situazioni qui. È gratificante sentire la gente che apprezza quello che fai e cori gratificano, sì, è bello. Cioè, anzi, colgo l'occasione per ringraziarli perché sono sempre molto carini nei nostri confronti e questo è un bene per tutti. Poi sta girando tutto alla grande, a parte i gol oltre il 90esimo che ormai non si contano più, ma comunque anche chi entra in campo nella ripresa dà sempre il 100% e il più delle volte riesce anche a essere decisivo. Sì, sì, è vero che così, come dici tu, perché tutti sono sul pezzo, perché l'ho detto anche ieri che nel contesto di allenamenti, di solo le partitelle tra di loro hanno una competizione, una voglia di non perdere che a volte va oltre anche il limite perché sembra quasi che si giochino chissà cosa. E questo è importante perché mette intensità agli allenamenti, mette intensità e tiene concentrato in tutto. Perciò devo essere fiero di quello che stanno facendo loro perché poi passa tutto da loro, nel senso che io non vado in campo, cerco di fare il possibile per renderli i più sereni possibile. Grazie mister. Prego. Grazie. Ciao Damiano.